Allora ragazzi, vittoria di fondamentale importanza per 4-0 in casa dell'Ogri, in casa della squadra che in queste settimane ha provato ancora a dare un senso, diciamo, a questa parte finale del campionato. Ora sono 17 i punti di vantaggio proprio dall'Ogri, secondo in classifica, quindi ragazzi, campionato archiviato, assolutamente archiviato. C'è anche il vantaggio, il doppio vantaggio per quanto riguarda gli scontri diretti, 2-0 in casa nostra, 4-0 a domicilio in casa loro, quindi la società, questa società può già pensare con largo, con lunghissimo anticipo, diciamo, a progettare la prossima stagione. Pellegra può già pagare lunedì l'iscrizione al campionato di Serie C. Ragazzi, scherzi a parte, andiamo ad analizzare questa partita, una partita che non avevo dubbi, ero molto fiducioso sulla possibilità che Catania potesse vincere questa partita e mettere il sigillo, diciamo, a questo campionato. Però è vero è che mi aspettavo magari una partita un po' più equilibrata. In realtà il Locri parte forse un po' timoroso, mi aspettavo una partenza da parte, diciamo così, dell'Ocri un po' più a sprombattuto, così come hanno fatto nelle ultime giornate le nostre avversarie, che poi nel secondo tempo, vi ricordate, subivano sempre un calo fisico. In realtà il Locri parte forse cercando un po' anche di gestire proprio le stesse forze, infatti non andavano a pressare i portatori di palla nostra, che avevano tutto il tempo di poter impostare l'azione, a differenza loro. Noi invece partiamo con quel piglio, con quella cattiveria giusta della squadra che diciamo così ha voglia di chiudere e archiviare già i giochi. Il Catania oggi era un po' come quel predatore che comincia a sentire, diciamo così, odore di sangue da parte della preda e vuole azzannare, in questo caso sportivamente, la gara, il campionato, proprio per chiudere i giochi già oggi. Infatti il Catania si è dimostrato, lo ha dimostrato soprattutto nei primi 45 minuti di gioco, perché a parte trovare due gol, ragazzi, abbiamo sfiorato più volte la possibilità di trovare addirittura un terzo gol. Quindi, considerando che siamo fuori casa, considerando che stavamo giocando contro la seconda, diciamo così, in classifica, i primi 45 minuti del Catania, ragazzi, sono tantissima roba. Innanzitutto partiamo anche dalla formazione. C'era questo dubbio per capire se alla fine Vitale e Palermo potevano recuperare. Per fortuna nostra riescono a recuperare entrambi, quindi classico, diciamo, 11 che abbiamo visto nelle ultime giornate, con il tridente formato da, diciamo, De Luca che parte larga a sinistra, l'intoccabile Chiarella a destra e Sarau che ritornava ovviamente dalla squalifica lì al centro. C'era l'importante anche il ritorno da parte di Rapisarda dopo aver saltato le ultime due partite, quindi formazione, diciamo, la miglior formazione che in questo momento si poteva ovviamente schierare. E come diciamo prima, il Catania parte molto molto bene e addirittura trova già al sesto minuto il gol che ti mette questa partita in discesa, ed è molto bello questo gol, perché questo gol, ragazzi, va analizzato innanzitutto perché Vitale lì fa un movimento che solitamente fanno, diciamo così, gli esterni d'attacco. Infatti sembra quasi un gol a ruoli per così dire invertiti, perché Vitale fa il classico Chiarella della situazione, anche se lo ha fatto sul versante di sinistro, andando a puntare con un doppio passo proprio l'avversario, si crea questo vantaggio, mette il pallone in mezzo, poi c'è una respinta non propriamente perfetta da parte della difesa dell'Ocri e a quel punto si inserisce a rimorchio Chiarella, come invece solitamente ci ha abituato a fare Vitale. Calcia questo pallone che viene respinto, quindi al sesto minuto già troviamo il gol del vantaggio, importante soprattutto anche dal punto di vista, diciamo così, psicologico. Per quanto riguarda il Locri nella prima frazione di gara, così come diciamo appunto prima, poche cose, poche azioni, poche manovre, pericolose solo, diciamo, in una barra due circostanze, soprattutto in uno dove Furina ha questa possibilità di calciare col destro a giro da un'azione che parte sulla destra poi finisce sulla sinistra, dove lo stesso appunto Furina prova a cogliere impreparato Beters calciando di prima a giro con il destro, il pallone esce fuori, Beters era un po' piazzato non in maniera, diciamo così, perfetta. Per quanto riguarda, ragazzi, le azioni dell'Ocri, poi la maggior parte di queste sono state impallate purtroppo dalla visuale non propriamente perfetta che c'è in questo stadio. Infatti almeno in 3-4 circostanze, quando il Locri provava a ripartire, la telecamera veniva sempre, come capita spesso in questi campi, in queste categorie, impallata dal classico tifoso che si alzava davanti alla telecamera.
Infatti, ragazzi, la voglia di dargli una cozzata, ragazzi, virtuale a quel tifoso con quel maledetto cappuccio marrone che non ci ha fatto vedere tutte le azioni che si svolgevano sulla parte sinistra, diciamo, del campo, era tanto. Detto questo, azioni importanti nel primo tempo da parte dell'Ocri, ragazzi, a parte questo tiro di Furina e un'altra comunque occasione, non ci sono state. Mentre il Catania continua a macinare azioni di gioco, ce n'è una importante al 28esimo quando De Luca viene mandato in porta, un po' come l'azione che abbiamo visto la settimana scorsa contro la Marignanese, quando poi c'è stato, diciamo, il calcio di rigore. Quindi con De Luca che parte a sinistra, ma questo vizietto tra virgolette dettato anche dalla sua velocità, dal suo spunto, dal suo diciamo così partire, come diciamo prima, spesso largo a sinistra, soprattutto con questo modulo, ma con le caratteristiche che ha, che gli piace spesso e volentieri accentrarsi, i centrocampisti nostri ovviamente lo conoscono, gli danno questo pallone filtrante, lui attacca molto bene la profondità, ma questa volta è bravissimo il portiere dell'Ocri a uscire e non commettere, diciamo così, fallo da rigore. Però quella è una grandissima occasione. Sulla respinta c'è, se non sbaglio, Castellini che prova a ribadire, ma con un nulla di fatto perché il tiro è troppo debole e raso terra. Il Catania continua ad attaccare fino a quando trova il gol del 2-0, che è un po' una fotocopia del movimento che ha fatto prima De Luca, perché partendo sempre a sinistra largo va sempre ad accentrarsi, questa volta però non solo, scarica il pallone diciamo così a Lodi, lui continua la corsa proprio per tagliare, per attaccare la profondità, la Lodi è bravissimo perché credo che sorprende un po' tutti. Lodi riceve il pallone con la coda dell'occhio, vede De Luca che continua questo taglio, no, per sorprendere la difesa avversaria. Io mi aspettavo che lo stesso Lodi potesse col sinistro aprire sul secondo palo proprio su Sarau, che si stava marcando in maniera perfetta. Invece fa proprio la finta di servire Sarau, in realtà taglia, no, sul primo palo questo pallone, dove De Luca è bravissimo appunto ad attaccare la profondità. E poi lo stesso De Luca lì è bravo perché stoppa il portiere dell'Ocri, fa l'unica cosa che ovviamente lei il portiere deve fare, è avvicinarsi per cercare di coprire lo spazio di porta, e De Luca è bravo perché col destro diciamo chiude la conclusione quasi sul primo palo, quindi è bravo a trovare questo diagonale vincente De Luca. Ma il Catania continua ad attaccare, questo per far vedere e sottolineare ancora una volta la cattiveria, la voglia che aveva il Catania di chiudere, ragazzi, e sentenziare questo campionato proprio in questa partita, perché c'è un'altra occasione importante proprio con Chiarella che se ne va lì sulla destra, come fa spesso, no, cercando di questi strappi, queste accelerate, salta Mbaye, mette questo pallone in mezzo, Sarau calcia poi col sinistro questo tiro che si trasforma, diciamo, in un assist per De Luca, che sempre in posizione centrale, perché De Luca ha questo vizietto poi di accentrarsi, no, proprio per le caratteristiche naturali che ha appunto il giocatore, non riesce a spizzare, qui quasi accarezza il pallone e l'accompagna nelle mani del portiere. Quella era una clamorosa occasione, se De Luca avesse con un po' più di cattività spinto questo pallone verso la porta, magari era l'opportunità per già chiudere nel primo tempo la partita sul 3-0. Finiti i primi 45 minuti di gioco, ovviamente non ci sono cambi, ragazzi, perché non c'era niente da toccare. Nel secondo tempo vediamo una partenza, diciamo, dell'Ocri un po' più convinta rispetto a come era partita, diciamo, nel primo tempo, solo che il Catania ovviamente prova a gestire un risultato già importante di 2-0 alla fine dei primi 45 minuti di gioco, e ovviamente poi lì c'è il classico errore da parte comunque di una squadra che in quel momento era frustrata, perché c'è quell'errore di Mbaye. Non ti puoi permettere, ragazzi, di rimanere 11 contro 10 contro questo Catania, ma soprattutto questo Catania della seconda parte della stagione, questo Catania che sta molto bene soprattutto anche dal punto di vista fisico e dal punto di vista atletico. Quindi rimanere poi 30 minuti 11 contro 10, ragazzi, contro questo Catania è un'inferiorità numerica, ovviamente è una pessima decisione. C'è questa sbracciata da parte di Mbaye su Rapisarda, ovviamente l'arbitro la vede, cartellino rosso, quindi Locri che addirittura rimane in 10, quindi perde fisicità e perde soprattutto centimetri proprio nel reparto difensivo, perché Mbaye, per quanto riguarda forza e centimetri, ovviamente dava una mano al reparto difensivo dell'Ocri. E il Catania ovviamente poi con i soliti cambi che fa, con Russotto che entra per De Luca, con Palermo che questa volta entra per Somma perché Somma accusa un problema alla caviglia, con Boccia che a questo punto entra per Chiarella perché per un discorso legato agli under poteva entrare Forchignone ma serviva un giocatore più di difesa, infatti Boccia sulla carta, sulla sostituzione entra al posto di Chiarella, ma poi viene spostato giocare come terzino sinistro e Castellini viene messo a coprire il ruolo, diciamo così, di Somma.
poi c'è Lodi per Sarno e poi alla fine abbiamo Sarau per De Respinis. Quindi come sempre capita, ovviamente in questo caso soprattutto rimanendo anche 11 contro 10, poi con gli spazi che si venivano a creare il Catania continua ad attaccare e poi troviamo due gol su due sviluppi ovviamente simili, su due calci d'angolo. Il primo è il gol che segna finalmente, diciamo, Sarau, che trova questo gol, lo fa anche in una maniera non facile, su un calcio d'angolo battuto in maniera perfetta da parte di Lodi. Lui decide di andare a finalizzare, a rifinire questo cross da parte di Lodi, quasi spaccata col piattone sinistro, e trova il gol del 3-0. C'era tanta voglia da parte di Sarau di tornare al gol, infatti si leva anche la maglia e viene comunque ammonito, e ovviamente glielo perdoniamo. E poi all'83esimo c'è un altro gol proprio su calcio d'angolo. Questa volta il calcio d'angolo viene battuto da Sarno, perché Lodi aveva abbandonato il terreno di gioco, e il solito Rapisarda, con quel vizietto di attaccare e di trovare il gol, trova un ennesimo gol di questo campionato. Questa volta si libera sul secondo palo e di testa indisturbato trova il gol del 4-0. Ecco perché dicevo prima la pessima idea da parte dell'Ocri anche di andare a perdere centimetri e fisicità proprio lì in difesa, nel pacchetto di diciamo così difensivo, il pacchetto arretrato, perché poi ovviamente difendendo anche sulle palle inattive in inferiorità numerica con un giocatore che ti dava quei centimetri, l'Ocri lo ha sofferto, e non a caso troviamo appunto due gol proprio su sviluppi di palle inattive di calcio d'angolo. Ma per sottolineare ancora una volta la voglia di questa squadra di mettersi in mostra, di voler chiudere questo campionato, ragazzi, sul 4-0, risultato, partita in ghiaccio, 11 contro 10, già 0-4, il Catania continuava ad attaccare, e in 2-3 circostanze abbiamo anche sfiorato la possibilità di fare il quinto gol, qualche volta con un passaggio dettato un po' in ritardo, quindi con la bandierina che poi si alzava, lo stesso Russotto aveva trovato anche in maniera eccezionale un pallonetto che era quello del 5-0, ovviamente azione che è stata annullata perché era la posizione ovviamente irregolare. Quindi la voglia da parte di questi giocatori, la fame di questi giocatori addirittura di andare a trovare il 5-0 quando la partita del campionato, ragazzi, era già archiviato. Quindi merito a questi ragazzi, a questo gruppo, a mister Ferraro per questa splendida stagione fino a questo punto, per questa splendida posizione di classifica e per questa splendida, ragazzi, partita. Poi ovviamente un plauso va fatto anche la nostra tifoseria, perché anche oggi, se non sbaglio, 1300 in trasferta in una partita così importante, per darti quell'apporto comunque in più, ragazzi, è qualcosa che bisogna assolutamente sottolineare. Ragazzi, iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa pensate appunto di questa partita nei commenti, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!